Allora, grazie a tutti per essere qui. Io sono Antonio Io sono e Olivia. Olivia, siamo di Charles, okay? Siamo una startup basata a Berlino, giusto? Magari per chi non ci conosce, chi ne ha sentito parlare molto in high level. Basata a Berlino, siamo il partner numero uno, uno dei fastest growing partner di Meta in EMEA. Abbiamo fondamentalmente raccolto 30 milioni di funding da investitori internazionali, di cui Accel, HP Capital e Salesforce Ventures, investitori che hanno investito in Facebook, Slack, Dropbox, Spotify. Quindi abbiamo più di 300 clienti, siamo nati nel 2018, quindi potete vedere che stiamo crescendo abbastanza velocemente. E quello che facciamo noi è fondamentalmente siamo il sistema operazionale del conversational commerce, con un focus importante su WhatsApp. Questo. Scusate, qua. Qualche problema tecnico? C'è qualche problema tecnico con le slide? Ah, perfetto. Allora, intanto quello che volevamo fondamentalmente spiegare all'inizio è perché WhatsApp Marketing, ok? WhatsApp Marketing fondamentalmente siamo nel 2023. Intanto chi di voi fa, insomma, Marketing Manager o CMO o qualunque e-commerce manager, se dovessi alzare le mani? Ok, perfetto, quindi un bel po' di persone. Come sapete fondamentalmente e-commerce è un mercato super saturo, ok? Quindi tutti combattono abbiamo il classico marketing mix da più di 10 anni, abbiamo quindi Facebook, Instagram, Google, email, Google Ads, eccetera, eccetera. Quindi è un mercato molto usato dove non ha visto molta innovazione nell'ultimo tempo. E fondamentalmente noi vediamo tre tipologie di problemi. Il primo è scusate, ma c'è qualcosa che non va con la presentazione. C'è qualcuno che può. Qualcuno che sta C'è la gestendo da lì, presentazione. da dietro? Perché non funziona questo Va in canale. automatico, lo devo gestire io. Andando, però. Bene, allora fai un segnale magari ogni cambio. Indietro. Vabbè, parliamo, improvvisiamo. Fondamentalmente quello che volevamo, cioè, abbiamo visto fondamentalmente che sono tre problemi principali con il marketing mix del 2023, quindi attuale. Intanto sono i consumatori che hanno sicuramente, hanno alternative, okay? Avendo alternative è sempre più difficile per i brand essere sticky, come li chiamiamo noi. Ma qua essere, ragazzi, cioè, scusate, perché altrimenti non. Sì, un secondo, scusate. Continuo io. No, no, assolutamente. Allora, riassumo un attimo il messaggio che voleva in realtà, al quale voleva arrivare Antonio. Diciamo che attualmente il mercato dell'e-commerce è saturo, quindi abbiamo bisogno di innovazione proprio però su quello che è il rapporto con il cliente. Quindi tanti brand sono ormai alla ricerca di modi per raggiungere i clienti in maniera più diretta, quindi cercare di creare, diciamo, dei rapporti a lungo termine, andare a investire su quello che è il customer lifetime value, quindi effettivamente non solo su quello che è magari il primo acquisto online o magari anche generato offline, ma su tutta quella che è poi la vita del cliente. Quindi cos'è che andiamo a fare di base? Anche insomma, come potete vedere, è proprio mettere al centro, magari usare app di messaggistica come WhatsApp Business, in questo caso tutti i prodotti Meta, per, diciamo, dare l'entrata diretta al cliente con il brand, quindi una comunicazione diretta con il brand, che però non sia semplicemente un messaggio ciao, come stai, ma più, diciamo, con lo scopo di poter dare, insomma, di poter sfruttare quello che è magari il cliente, le informazioni del cliente, per poi andare a creare delle campagne di marketing, che poi effettivamente il nostro software
insomma, permette di mandare direttamente via WhatsApp o altri canali via chat, quindi Instagram e Facebook. Quindi qual è l'idea, diciamo, di base? È quella di partire proprio da magari un sito web, andare a implementare delle call to action, quindi che sia un newsletter pop-up, una bolla di WhatsApp, la thank you page magari su un sistema di shop, e da lì in poi, insomma, dare proprio questo ingresso diciamo al cliente, quindi l'entrata diretta all'interno di WhatsApp. Una volta che il cliente entra, si può segmentare, quindi abbiamo un automation tool che permette di base di settare delle domande automatiche, quindi che possono essere, magari prendiamo come esempio Barocco Cosmetics, uno dei nostri clienti, vogliamo fare uno skincare advisor via WhatsApp. Sì, continuo, insomma, anche qui magari finisco, ci siamo, scusate, purtroppo i problemi tecnici continuano a persistere anche in un ambiente come questo, però ecco, quello che volevo dire è semplicemente, esatto, dall'entrata in una chat e un'automazione, che insomma può essere uno skincare advisor o altri tipi di test fatti via WhatsApp, io vado a, diciamo, a prendermi quelle che sono informazioni essenziali del cliente per poi creare delle campagne segmentate basate su quelle che sono, insomma, le preferenze di un cliente. Adesso Antonio ripartirà un attimo, questo possiamo anche... Sì, no, fondamentalmente il focus importante, quello su cui ci vogliamo soffermare, il perché il WhatsApp, no? Quindi abbiamo parlato del customer acquisition cost come entrano, quindi c'è il fatto che i clienti abbiano molta meno fiducia perché hanno semplicemente molta più alternativa, e sappiamo tutti che siamo nel 2023, siamo in recession, quindi c'è molta pressione per tutti i brand sulla redditività, ok? Quindi la soluzione è sicuramente il customer lifetime value, no? Quindi questa è la metrica, la nostra metrica forse per la maggior parte degli e-commerce, quindi fondamentalmente cosa significa? Riuscire a cercare di portare, quindi, i costi di acquisizione, una volta che sono i costi di acquisizione, cercare di portare più fatturato per cliente, in modo tale che si aumenti la redditività. Il problema qual è? Che il customer lifetime value, per come che veniva spinto negli ultimi anni, tramite prevalentemente email marketing, ok? Abbiamo visto che i tassi di apertura delle mail adesso sono praticamente forse ai minimi storici, comunque noi abbiamo clienti che hanno tassi di apertura del 10% di mail, che è follia, è molto più difficile per gli utenti di creare account website, quindi di effettivamente andare sul sito e-commerce e far creare un account, profilarli, e sono alcuni brand che utilizzano anche app, quindi mobile app, però anche lì, far scaricare un'app a una persona, a un utente, oggigiorno non è più così semplice. Proprio per questo che, come vediamo noi, WhatsApp è una blue ocean, ok? Siamo agli inizi. WhatsApp fondamentalmente può essere un nuovo canale di retention, ok? Quindi è il canale veramente altissimi tassi di apertura per creare nuovi touch point, ok? Quindi per, come dicevo prima, aumentare il customer lifetime value. I vantaggi per chi entra in WhatsApp ad oggi sono i vantaggi da pioniere, lo utilizzano ancora in pochi nel modo in cui intendiamo noi, quindi non solo per fare customer service, ma anche per fare email, per fare marketing, newsletter, e soprattutto è integrato nelle abitudini, quindi immagino che tutti qui abbiano WhatsApp, ok? Tutti lo aprono ogni giorno per parlare con i familiari, con gli amici, quindi capite che è un tool, cioè, potentissimo, perché immaginate il vostro brand che manda un messaggio direttamente alla chat tra gli amici, ok? Cioè, è pazzesco. Ed è fondamentalmente, noi vediamo WhatsApp, abbiamo visto con i nostri clienti esistenti, che effettivamente porta a un aumento del customer lifetime value. Fondamentalmente per tre motivi. Il primo è alta apertura e coinvolgimento. Come dicevo, i tassi di apertura sono altissimi, fino al 90%. La cosa bella di WhatsApp è che poi si possono mandare messaggi interattivi, quindi non è più come mail one way, ma è double way, quindi potete mandare messaggi con bottoni, pulsanti, quindi interagire e rendere fondamentalmente la conversazione più engaging. Login naturale, quindi non dovete chiedere assolutamente nome e cognome, perché una volta che l'utente entra in chat avete già il nome WhatsApp e il suo numero di telefono, ok? Quindi un identificatore naturale. E soprattutto molti brand non utilizzano WhatsApp al posto dell'email, ma riescono effettivamente a utilizzare la combo, quindi entrambi i canali,
in modo, nel modo giusto, okay? E questo è quello che effettivamente rende poi le attività che vengono svolte di successo. Okay? Per quello, come dicevo prima, l'obiettivo è sempre quella retention e quello di aumentare il customer lifetime value. Se vediamo poi anche il modello del business model di 2C, okay? Come dicevo prima, tutto ruota intorno al CLV, quindi Customer Lifetime Value, con Customer Acquisition Cost Ratio. Okay? In generale, avere un 2-3x di questo rapporto è quello a cui i brand aspirano, e se si ha meno di questo, effettivamente i brand iniziano ad avere problemi, quindi anche lì bisogna cercare di intervenire e capire quali possono essere le soluzioni più adatte. E noi abbiamo visto che in WhatsApp effettivamente ha aiutato molti brand a far questo. Momento perfetto per entrare, perché? Perché fondamentalmente siamo, come dicevamo, agli very early stage. Immaginate Instagram quando è iniziato, okay? Quindi dove per acquisire, magari per raggiungere 1.000 persone costava un decimo di quanto costa oggi. E siamo lì, okay? Quindi abbiamo visto fondamentalmente che sono stati gli innovatori. In Italia abbiamo visto soprattutto Barlow Cosmetics e Venezianico, che sono i nostri clienti storici, diciamo, anche se siamo attività praticamente un anno nel paese. Abbiamo avuto degli early adopters, soprattutto in Germania, di enterprises, quindi abbiamo avuto MediaMarkt, che è la parte di MediaWorld praticamente tedesca, e About You, che è uno dei più grandi e-commerce, forse avete visto, marketplace in Europa. Se pensate fondamentalmente che in paesi come il Brasile, quindi l'America Latina o in Cina, qua praticamente quasi la maggior parte delle persone ormai compra via chat. Okay? Quindi siamo nella fase di inizio, nella fase di early adoption. Ed entrare ora fondamentalmente è la cosa giusta da fare, okay? È il timing perfetto. Altra cosa in più è che Meta sta spingendo la loro soluzione WhatsApp. Quindi Meta non ha, WhatsApp ovviamente non generava revenue per fatturato per Meta, e adesso hanno un po' di pressione per quanto riguarda le ads, quindi Facebook e Instagram ads, quindi stanno iniziando a perdere il fatturato, è proprio per questo che Meta sta spingendo moltissimo la WhatsApp API, che è diverso dalla Business App. Okay? La Business App è l'app classica che potete scaricare dall'App Store, okay? Quindi non prevede, può scaricarla praticamente qualunque business. L'API è un po' più complessa e riesce a far sì veramente cioè a fare le attività at scale, okay? Quindi se volete non è soltanto mandare un messaggio a 100 persone, ma si parla di 1000, 2000, 100.000, okay? Siamo a questi livelli qua. E Meta effettivamente sta monetizzando esattamente tramite WhatsApp API, okay? Quindi hanno un business model, quindi è nel loro interesse spingere WhatsApp oltre che nel nostro. Adesso lascio Livia, forse abbiamo già iniziato Esatto, prima ho esatto. iniziato su dei casi d'uso, ma in realtà è un po' l'approccio strategico anche, quindi cos'è che intendiamo per marketing e com'è che effettivamente poi i nostri brand vanno a integrare la nostra piattaforma. Quindi la prima domanda è quella di dov'è che effettivamente navigano i nostri clienti, quindi sul sito web, sui social media, dov'è che abbiamo quel maggior numero di traffico da poter effettivamente convertire all'interno di questo canale. Quindi quello che vedete qua è proprio come andare a implementare delle call to action in maniera strategica. Quindi ovviamente fra le call to action che hanno, diciamo, fra i risultati più grandi sono il sign up pop-up, quindi per esempio, non so, una newsletter, un newsletter pop-up, quando apro il sito web ho la possibilità di iscrivermi direttamente a una WhatsApp newsletter e poi da lì in poi, diciamo, iniziamo proprio a fare tutto quel lavoro che è attorno alla segmentazione e alla qualifica del cliente. Quindi una volta che il cliente entra, come ha detto Antonio, via un click, è all'interno, è già salvato il numero di telefono in automatico, e quello che vanno a fare i brand è creare delle automazioni. Quindi io, non so, magari andrò a richiedere il gender, l'età, a seconda di quella che è l'industria, andiamo a creare dei flussi automatici che però abbiano ovviamente come intento di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni da un cliente e per poi andarla ad acquisire e poi a lavorare su tutta quella che è la ritenzione, la retention, quindi con delle campagne di marketing. Quindi andiamo a veramente nel vero termine a design, creare un design, un draft di una campagna con dei media, dei contenuti, dei video, e poi diamo insomma delle opzioni di
di via click, quindi possiamo per esempio mandare un discount, una welcome offer in automatico via WhatsApp da attivare direttamente tramite un click. Questa è stata una delle prime campagne anche fatte con About You, è stata una campagna scatenata da Instagram, quindi un influencer ha pubblicato una storia con un widget, quindi veramente un tipo swipe up o clicca qui, il cliente finisce nella chat, mi manda un primo messaggio predefinito, da lì in poi si attiva un flusso che poi come scopo ha proprio quello di mandarmi una campagna di marketing da attivare via click. Quindi io finisco poi sul sito di About You e acquisto con quel discount link già integrato però dietro a un bottone di questo tipo. Quindi questo è il lato, diciamo, di campagna, per poi ovviamente andare a tracciare, a monitorare con i parametri UTM da integrare e le integrazioni con Google Analytics, quindi quali sono i tassi di conversione, quali sono i click-through rate e poi è là effettivamente dove andiamo a misurare i risultati per campagna. E poi ovviamente ci sono tante, il nostro team dei success manager è ampio, quindi persone come Antonio poi vanno effettivamente a lavorare con i clienti su tutto quello che è il review, business review, cross campaigning review, eccetera. Quindi esatto, qua di base riandiamo a vedere un po' proprio nella pratica di uno dei nostri clienti Snox, quindi sign up pop-up, entro nella chat, do ovviamente come primo riscontro un opt-in, quindi do l'autorizzazione al brand nel ricevere, quindi nel potermi mandare dei contenuti promozionali. Una volta dato l'opt-in, andiamo a segmentare il pubblico per poi tracciare effettivamente e monitorare le campagne e convertire i nostri clienti. Esatto, qua avete, diciamo, un piccolo uno shortcut di quelli che sono, esatto, l'opt-in, quindi il classico opt-in flow, che è quello che poi con clienti come Snox ha anche superato il milione di revenue in meno di un anno. Quindi abbiamo semplicemente messo un pop-up sul sito che rimandava all'interno di WhatsApp, che ha richiesto l'opt-in, quindi ci siamo andati a acquisire quel cliente senza effettivamente spendere nulla, e poi gli abbiamo mandato un'offerta automatica da attivare, e da lì insomma sono andati siamo andati effettivamente a mostrare o insomma a proof il value di un'automazione, ma anche semplicemente di un canale come WhatsApp. Qua vedete semplicemente un overview del nostro automation tool, quindi potete creare dei veri e propri, diciamo, albi, sembrano degli alberi, esatto. Quindi anche lì create le condizioni, andiamo a integrare i sistemi di shop, quindi non so, da Shopify, WooCommerce, PrestaShop, eccetera. Quindi anche lì andiamo a sfruttare quelli che sono magari degli eventi generati da un sistema di shop, come il cliente che ha acquistato un prodotto, cosa vado a fare? Gli manderò, se, ovviamente se mi ha dato l'autorizzazione, gli manderò magari una conferma dell'acquisto, magari un tracking link, e da lì in poi, insomma, continua il rapporto che andiamo a generare. Esatto. Ovviamente qui andiamo ancora più nel dettaglio, qui avete un esempio di come andiamo a segmentare a livello della campagna la nostra audience, quindi potete filtrare questa audience a seconda di opt-in, quindi opt-in, tag che si sono andati ad associare in automatico, qual è stato l'ultimo ordine effettuato, qual è l'ultima data dell'ordine, qual è stata la campagna che hanno cliccato i nostri clienti, qual è stata la campagna che è stata letta, e da lì in poi andiamo insomma a generare le nostre campagne. Esatto, qua altri esempi, esatto, quali sono poi le campagne ovviamente che performano al meglio, sono quelle diciamo basate su degli eventi, quindi se io non so, un lancio di una nuova collezione, farò magari un pre-launch e darò un accesso per una sottoscrizione al pre-launch solo via WhatsApp. Quindi di base il concetto è in realtà andare a dare un incentivo a quelli che sono i clienti che mi hanno dato un opt-in. Quindi io cercherò sempre di in qualche modo ingaggiare la persona con un goodie, qualcosa che effettivamente poi vada a favore del cliente. E poi ovviamente, esatto, si parla anche di tutto il lato commerce, quindi che è tutto un altro topic che ovviamente è associato al marketing, la vendita direttamente via chat. Quindi per
Per un attimo, diciamo, renderlo più pratico, qua vedete un esempio, uno dei nostri clienti, Woodboom, che vende letti e, insomma, furniture online, cosa fa? Nella product detail page dà l'opzione di inserisci nel carrello. Quindi una volta che io clicco su inserisci nel carrello, in automatico mi si creerà il carrello all'interno del software, quindi una volta che è integrato il sistema di shop, io avrò il carrello creato, do un discount a quel cliente perché magari è un cliente che fa parte di un loyalty program, un cliente VIP, e gli mando direttamente un link di pagamento con un carrello già creato. Quindi se io clicco su quel payment link, di base finisco sul checkout del mio sistema di shop e dovrò semplicemente concludere l'acquisto. Woodboom ormai ha più del 70% degli acquisti online, li gestisce via WhatsApp, e quindi, insomma, e non solo, però giusto per dare anche un po' più un'ottica per quali brand abbia senso una soluzione del genere. Secondo me per i brand che hanno effettivamente un carrello medio anche, diciamo, abbastanza alto, perché ovviamente poi anche una soluzione del genere ha anche le sue spese, quindi più è personale, più è personalizzata, diciamo, l'esperienza di acquisto del prodotto, quindi in questo caso con tutti i prodotti dal furniture alla veramente al luxury, noi ovviamente andiamo anche a offrire questa soluzione perché c'è bisogno di quel valore aggiunto, proprio della consulenza come se fosse in store, ed è lì che poi i nostri brand vanno a interagire poi personalmente, non solo in maniera automatica, con i loro clienti. Quindi c'è sempre la possibilità di poter interagire one on one con il cliente. Esatto. Il chatout link l'abbiamo visto, e anche qua la possibilità di ricevere il tracking link. E poi, esatto, qui c'è un overview di quelle che sono le journeys, quindi le automazioni, dal trigger al restocking push notification direttamente via WhatsApp. Esatto, qua adesso Antonio vi darà qualche esempio su alcuni dei nostri clienti. Sì. Ora, abbiamo preso tre casi in particolare. Il primo è MediaMark, come ho anticipato prima. MediaMark è praticamente la filiale tedesca di MediaWorld, e loro inizialmente hanno iniziato con noi tramite una proof of concept con l'obiettivo di fare puro marketing, ok? Quindi anche da loro fondamentalmente hanno inserito all'interno del sito delle call to action, entry point, bubble, pop-up, eccetera, in base a determinate delle sub pages, quindi delle pagine dei determinati prodotti che volevano pushare, che il sito ha praticamente migliaia di prodotti, e ovviamente ha avuto anche il loro molto successo, ha avuto altissimo conversion rate su tutte le campagne, hanno avuto, come dicevo, come abbiamo visto qua, tassi di apertura fino al 92%. Caso italiano, Baro Cosmetics è stato uno dei nostri primi clienti italiani. Loro fanno cosmetica e loro utilizzano WhatsApp praticamente per gestiscono le conversazioni con i clienti end to end. Quindi fanno prima dell'acquisto, quindi consulenza preacquisto, cioè hanno 30 agenti che lavorano con il nostro tool per fare quindi preacquisto e vendita, ok? Fanno customer service post acquisto, quindi si prendono in considerazione, non utilizzano l'email, o comunque utilizzano l'email, ma prevalentemente tendono a reindirizzare tutto tramite su WhatsApp, per quanto riguarda problemi con ordini, problemi di spedizione, tutto quello che ne consegue post acquisto, e ovviamente le campagne, ok? Baro ha generato 1,7 milioni di fatturato via WhatsApp, ok? In un anno, che da quando hanno iniziato con noi. Fanno qualsiasi tipologia di campagne, fanno campagne, intanto generano fatturato, cioè possono generare fatturato tramite, non so, lanci di nuovi prodotti, feste, le classiche feste o eventi e-commerce, così come campagne di compleanno, campagne di onomastico. Quindi praticamente utilizzano WhatsApp, e WhatsApp è la piattaforma numero uno su quale stanno puntando, e effettivamente sta avendo risultati. Al momento il 30% del loro fatturato online è attribuibile a WhatsApp. Ultimo caso è Best with Benefits. Anche questo Best with Benefits è un brand tedesco, loro fanno che sono presenti anche in Italia, fanno praticamente degli orsetti, che sono in realtà integratori, ok?
hanno una customer base molto 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 loyal, quindi molto molto forte, e hanno un tasso di acquisto altissimo, e loro hanno generato già più di 100.000 euro via WhatsApp in primi 3 mesi. Ok, come generano loro il fatturato è tendenzialmente tramite i welcome flow, quindi hanno dei welcome flow prestabiliti che hanno, hanno tolto via mail e hanno portato su WhatsApp, e generano fondamentalmente, hanno moltissimi product launches, ok, quindi lanci i nuovi prodotti, utilizzano WhatsApp come canale di accesso prioritario a questo tipo di eventi, e quindi fondamentalmente in questo modo permettono alla gente di entrare, di avere fondamentalmente i prodotti prima di chiunque altro, quindi prima di venderli pubblici sul sito o prima di promuoverli via mail, mandano campagne su WhatsApp. Questi sono i nostri top 3 brand che abbiamo, sono Barrow Cosmetics, che abbiamo già detto, Snox e Purelay, anche Purelay è un altro brand presente in Italia, e insieme hanno generato 5 milioni di euro di fatturato da quando hanno iniziato con noi. Quindi Snox è, per farvi giusto vedere un po' di contesto, Snox è uno dei primi brand che ha iniziato con noi, ha iniziato 2 anni fa, okay? Quindi non stiamo parlando di 10 anni, sono 5 milioni in un tempo abbastanza breve. Come iniziare? Allora, intanto è fondamentale definire gli stakeholder. WhatsApp non è un canale fondamentalmente che va seguito, anche se fate marketing, ok? Soprattutto se fate customer service. Quindi definire gli stakeholder interni. Abbiamo fondamentalmente la maggior parte dei nostri clienti, ovviamente, o marketing manager, o CRM manager, CRM specialist, chiunque si occupi di email marketing o di marketing in generale. Secondo step è scegliere un partner tecnologico, quindi come Charles, fondamentalmente per poter utilizzare WhatsApp API serve un business solution provider, che appunto è come una piattaforma come la nostra, che ha sviluppato le funzionalità che WhatsApp ci permette di sviluppare e che si integra con diversi shop system e diversi CRM, ok? Quindi in modo tale che abbiate tutti i dati in un'unica piattaforma, che è la nostra, in modo tale così che se qualcuno vi scrive sapete effettivamente cosa hanno acquistato, quanto hanno acquistato, chi sono queste persone. E basta, e successivamente abbiamo un onboarding, quindi il contratto che fa Olivia. Di più di quello che è Charles, e anche magari andare a seguirci su, insomma, via sul nostro canale WhatsApp. Potete, insomma, scannerizzare il QR code. Anche io l'ho appena scannerizzato. Entrate nel canale del nostro di Amazing Masterclass Charles. No. E qua adesso insomma andate a vivere proprio quella che è l'esperienza in realtà di un cliente, quindi veramente una richiesta di opt-in, e se cliccate su sì ovviamente andate a vedere un po' quella che può essere una journey, benissimo, se volete ricevere una newsletter vai, e se volete dare l'opt-out ovviamente c'è sempre la possibilità di taxi data bye bye in questo caso, quindi anche importantissimo è tutto lato di legal wise, l'opt-in è il primo punto d'ingresso, però c'è anche sempre la possibilità di dare un opt-out alla quella che è la newsletter via WhatsApp. Comunque avete domande? Domande? Esatto, noi siamo qua anche per rispondere alle vostre domande, quindi che sia qui o più tardi sopra il nostro stand, siamo insomma... Stand H27, sì. Però se avete domande, non so se abbiamo altri 5 minuti... Sì. Si può programmare sia i flussi, quindi le automazioni, che le campagne. Grazie mille. Scusateci per questo problema tecnico.